Autofficina MRC, Aschio, personale qualificato per i servizi alla tua auto. MRC, centro impianti gas auto, è un punto di riferimento per le trasformazioni GPL e metano. Benvenuti con il TG dell'Alto Vicentino. Aumentano le tariffe del trasporto pubblico locale a Schio. Il costo dei carburanti costringe l'amministrazione a ritoccare i ticket. Con il mese di settembre sono entrate in vigore le nuove tariffe per il trasporto pubblico di Schio. I cittadini senza auto dovranno rassegnarsi a mettere mano al portafoglio prima di salire sul bus. Tuttavia gli studenti sono tutelati, anticipa l'assessore ai trasporti Roberto Dall'Aglio. Abbiamo contenuto il più possibile l'aumento per gli abbonamenti annuali. Restano invariati gli abbonamenti mensili per le fasce protette. Anziani e invalidi, per loro il costo è di 8 euro. Per gli abbonamenti annuali degli studenti, aumento limitato al 4%, da 230 euro si passa a 240. Stesso rincaro per gli annuali di anziani con carta d'argento e per lavoratori. Questo è il quadro che emerge dal nuovo piano tariffario del servizio di trasporto pubblico locale gestito dalla Conam. Abbiamo dovuto fare i conti con gli aumenti del carburante, i tagli nei finanziamenti regionali e la necessità di adeguare le tariffe a quanto previsto dalla provincia sul trasporto extraurbano FTV. E per domenica 9 settembre nel centro storico di Tiene l'appuntamento con la festa delle associazioni del volontariato. Una settantina le realtà attive nell'ambito sociale, dello sport e della cultura che divulgheranno i propri intenti e i loro obiettivi. A Schio si tende che venga ripristinato il vecchio ponte in zona Santa Giustina. Sulla bacheca del quartiere risaltano in tutta la loro rabbia le espressioni di contrarietà nei confronti dell'amministrazione scledense, colpevole, secondo i residenti, di non aver mai dato il via alla realizzazione del ponticello sul torrente Livergon. La zona di via Santa Giustina si presenta come una piccola oasi verde, ideale per lo svago fitness. Da 4 anni abitanti e frequentatori di quest'area aspettano l'agognato intervento, una passerella pedonale che consenta di inoltrarsi sulla riva opposta dove si apre un piccolo bosco. Il ponte di Santa Giustina è esistito fino al 2008, quando venne abbattuto perché dichiarato pericolante. A costruirlo erano stati gli stessi abitanti negli anni 50. Adesso questi si sentono delusi. La passerella lungo promessa non è mai stata ricostruita a causa anche del patto di stabilità. In compenso l'amministrazione ha speso 287.000 euro per quella di Giavenale. Con tale cifra non si potevano costruire entrambe le opere? È la domanda che rimbalza dalla bacheca della contrada. I fatti di questi giorni dimostrano l'attendibilità della denuncia di 3 mesi fa. Così Alex Cioni, coordinatore vicario del PDL di Schio, che interviene sullo stato di degrado al centro Le Fontane. Cioni ha infatti diffuso un video su YouTube per documentare l'incuria dell'area, dove l'assenza di manutenzione delle pedane per lo skateboard mina la sicurezza della zona. Di fronte a questi nuovi episodi, l'auspicio di Cioni è che il comune intervenga tempestivamente. Niente più radon. Il ritorno a scuola per i piccoli che frequentano la materna Santa Lucia si preannuncia nella totale sicurezza. Sono stati completati i lavori di bonifica e areazione dell'intera struttura. La concentrazione di gas è scesa notevolmente grazie ai lavori iniziati lo scorso anno, che hanno interessato tutto il perimetro della scuola, grazie anche alle trivellazioni sotto le fondamenta della struttura che hanno consentito la dispersione del gas, tenuto sempre sotto costante controllo grazie a un rilevatore installato già nel giugno scorso. Numerosi canali sotterranei ricavati che consentono così al gas radon di fuoriuscire facilmente all'esterno della scuola. Stessa funzione il pozzetto ricavato in una delle aule. La sicurezza nella struttura era uno dei nostri primi obiettivi, lo ricorda Piera Moro, il sindaco di Marano. Siamo sicuri, aggiunge, che il 12 settembre il ritorno a scuola per i bimbi e i loro genitori sarà sicuramente più piacevole e sereno. Alto Vicentino, fra qualche istante il TG dell'Ovest, fra poco. Autofficina MRC, a Schio, personale qualificato per i servizi alla tua auto. MRC, centro impianti gas auto, è un punto di riferimento per le trasformazioni GPL e metano.